Tempo fa ho pensato di mettere le lampadine a LED nel cruscotto e così ho fatto, ho scelto delle belle lampadine e le ho installate. Il cruscotto era bello illuminato e io andavo in giro con queste belle luci finalmente ben visibili. Però mi sono accorto col tempo di una cosa: la sera ci vedevo male, la sera avevo problemi e pensavo, ah, la mia vista sta peggiorando. Sarà l'età, ovviamente. E finché poi, non lo so, un giorno guidando mi sono reso conto di un problema e forse non si tratta della mia vista, forse si tratta di qualcos'altro e devo fare qualcosa per questo problema, perché la sera, non so perché, ma ci vedo male. Mi sono posto il problema e quindi è opportuno cercare una soluzione. Vediamo cosa si può fare. Io ho qua il sacchetto delle cagate che mi porto appresso nella Panda con qualche ricambio, qualche cazzata, fusibili, cose inutili. Ma soprattutto i LED incriminati, che sono questi qua. E credo anche di avere qualcuna delle lampadine originali, tipo questa, e ho questa, addirittura con i portalampada, tipo questo, e ho questo, e ho quest'altra. Quindi ora facciamo qualche prova, vediamo quanto cazzo sono luminosi questi LED, e come si può fare. LED a LED, cioè lampadina a LED e lampadina tradizionale, che se avessi gli occhiali capirei come si ficca. Eccolo, ficcata nel portalampada. Proviamo un po' la lampadina tradizionale. La lampadina tradizionale, se non mi scoppia tra le mani, si accende così. Se si accendesse, facesse contatto. Ecco qua. Fa, ovviamente voi non vedete un cazzo perché sono un coglione, non ho un treppiede. Fa una lucina come quella dei cimiteri, è una lampadina cimiteriale da cimitero, e infatti la Panda è un cimitero con tutte le lampadine. Ma vediamo adesso il LED, il LEDone, il LED rispetto alla lampadina del cimitero. Cioè è veramente bestiale. Non è possibile, io ci illumino una stanza. E quindi, cioè, capite perché il cruscotto in quel modo mi dà sugli occhi in un modo pazzesco e io non vedo più una minchia. Infatti me ne sono accorto guidando, quando metto la mano davanti alla lucina. Ma puttana del... Perché sono incapace? Perché? Perché questo portalampada è stronzo. Vediamo, perché di qua c'è la clip e di là no. Il portalampada è rotto. Accenditi. Vedete che la lucina del cazzo questa qua? Cioè, questa posso guardarla e non mi viene la cataratta in 3 decimi di secondo. Non perdo la vista, non mi cade l'occhio morto. Mentre questo LED, sì, è bello, fa una bella luce. Però... soprattutto dura, è lì da un anno e passa. Se accendesse sta merda. Ecco, cataratta istantanea. È troppo. Ora come fare? Come fare? Che fare? Perché è troppo. E l'esperimento che voglio provare è, non lo so, metterci qualcosa di sopra. Metterci un po' di nastrocarta per dimmare la luce. Pitturarlo con un pennarello? Proviamo.
Cioè, veramente, se non riuscirò a fare questa cosa, io tornerò alle lampadinette. Adesso io col pennarello dipingo i LED. È un pennarello veramente del cazzo. Però voglio fare questa prova. Non credo che sia un pennarello indelebile. Non è indelebile, questo pennarello è merdelebile. È un pennarello merdelebile. Che qua non ha pitturato un cazzo. Vediamo come va. Lo ficchiamo in un altro portalampada. Questi sono quei portalampada dove il LED si può ficcare senza far scoppiare l'impianto elettrico della Panda. Questo cazzo di coso non si accende. Ok, non è cambiato assolutamente niente. Vediamo con questo. Dio. Ma questa è la lampadinetta, vaffanculo. È calato un pochetto. Sì, sarà calato un pochetto, ma. No, non è cambiato proprio niente. Quindi pennarello, no. Qua serve proprio metterci qualcosa sopra, non so cosa. Ed ecco qua, continuiamo per la serie esperimenti scemi. Proviamo ad avvolgere con un po' di nastro carta. Ecco qua. Senza esagerare. Ed ecco il nostro LED nastrato. Vediamo che luce fa. Giallina, ma sempre troppo forte, come potete vedere. Cavolo, sti LED sono una bomba, però sono troppo. Io temo che tornerò alle lampadine. Sì, perché i bulbi hanno il loro perché. Cioè, sono belli. Sono belli, non c'è niente da dire. Cioè, il LED fa cagare rispetto alla bellezza di una lampadina. Le lampadine sono belli oggetti. Io volevo abbassare leggermente il consumo utilizzando dei LED, però in effetti non è che cambi tutta questa grande cosa. Posso lasciare i LED, li posso lasciare nella zona allarmi. Questa lampadina è bruciata. Quindi si getta via. Perché? Perché quando mi scatta un allarme, non lo so, il freno a mano, e allora gli posso mettere il LED. Perché? Perché così mi spara negli occhi fortissimo e me ne accorgo. Avevo provato anche questi LED, che sono cinesi. Questi qua. Ma sono durati un mese e si sono bruciati tutti. Questo è fatto decisamente meglio, sia perché ha dei LED più potenti, che vabbè, è un po', abbiamo visto che è un po' problematico, sia perché hanno la resistenza di carico da 120 ohm, 121, se non mi sbaglio, perché le sigle SMD non me le ricordo mai bene. Quindi c'è una resistenza in serie e tre LED forse in serie, 3, 6, 9 volt, ammesso che vadano a 3 volt. E c'è la resistenzina. È troppo. Una modifica possibile potrebbe essere la seguente. Potrei, due punti, aperte le virgolette, virgola, potrei rimuovere questo LED, rimuovere quest'altro LED. Ponticellare il passaggio dei LED perché credo che siano in serie, quindi attivare solo il LED in cima, che è questo. Dopodiché sostituire questa resistenza SMD con il valore appropriato per accendere solo il LED davanti, ma un po' meno. Però
Vaffanculo, prendo una lampadina, gliela metto, ciao e tanti saluti. Ed è la cosa che farò. Tranne, ripeto, sugli allarmi, perché, che ne so, freni, LED, così mi spara. Riserva, sono in riserva LED, perché così ho la violenza e la violenza mi dice devi fare benzina. Oppure, che ne so, iniettori, allarme iniettori, pam, bella luce forte. Quindi selezionerò quali lampadine mettere, quali no, perché in stato normale, diciamo, tu hai le luci accese, quindi c'hai la lampadina che ti illumina i fari, o gli abbaglianti, che te li mostra sul cruscotto, e quelli, se sono troppo forti, ti dà fastidio. Oh, non si leva dal cazzo questo qua dietro, eh? Sempre lì. Ed ecco qua. Ecco, abbiamo un altro stronzo dietro. Vai, vai. E passa. Niente, non passa. E io vado a 40 all'ora e vaffanculo. Oh, e levati dal cazzo. Come vedete, il cruscotto è ben illuminato, ma soprattutto non mi spara più negli occhi questo LED. È diventato molto più umano. Non solo, ma adesso riesco anche a vedere la retroilluminazione che prima non vedevo, ma vedo molto meglio la strada. Non ho il riflesso del cruscotto sul vetro, perché era talmente potente che mi rifletteva qua. E quindi, wow! Netto miglioramento, io sono tornato alle lampadine a bulbo, perlomeno per le luci normali, le luci che si accendono normalmente, quindi non so, le frecce, forse gli abbaglianti no, perché comunque non, è una luce blu e non è così forte, poi c'è l'abbagliante, quindi insomma, sì, dà un po' fastidio, mi sa che metterò il bulbo anche qua. Ho lasciato le lampade a LED sul quattro frecce rosso, sugli allarmi, quello iniettore e quello freni, tipo questo, che è il freno a mano, come vedete è molto potente, sulla spia carburante non mi ricordo, mentre queste qua sono diventate lampadine normali in incandescenza. E va bene, devo dire, insomma, se avete problemi di luminosità pulite o cambiate le lampadine, non c'è bisogno di mettere i LED. Direi che il test ha funzionato, il test LED test.